Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa breve e fugace puntata parleremo di le radici di X-Files. Ecco, il notissimo serial TV di fantascienza un po' horror, dal gusto parecchio macabro. Ecco, se pensate che questo genere di telefortunata serie di telefilm negli anni 80 sui super complottoni dal gusto orrido un po' macabro siano stati partoriti in un genuine brainstorming tra registi e creatori di contenuti, ecco, vi sbagliate di grosso. In questo podcast a metà strada tra la scrittura creativa e le radici della fantascienza andremo a smerdare le vere radici di prima X-Files. Di X-Files era Project UFO? Beh, diciamo, la risposta è ni. Ni, nel senso che sicuramente prima di X-Files ci fu la fortunata serie TV Project UFO, serie 1 e serie 2, quindi stagione 1 e 2, nata nel 1978, il serial TV di Project UFO, prodotto dalla NBC, romanzò in parte dei casi del Blue Book dell'USAF. Il serial televisivo incastonava nello stesso solco di Close Encounters del film, diciamo, tutta la questione UFO. Tuttavia il Project UFO tendeva a bollare molti eventi UFO come eventi naturali o patacche o burle, per quanto solo in alcune puntate lo sceneggiatore ebbe ad aprire alla concreta possibilità che alieni stessero visitando praticamente la Terra. Quindi la risposta è, diciamo, prima di X-Files c'era Project UFO? La risposta è sì. X-Files deriva da Project UFO? Beh, diciamo praticamente no. Infatti praticamente nel 1993 il genere ufologico appunto fu rivisitato con la produzione X-Files, permutando vari elementi di sceneggiatura di Project UFO. I due protagonisti di X-Files erano agenti dell'FBI e non militari dell'USAF. I due protagonisti si occuparono appunto di casi misteriosi, non solo di avvistamenti UFO. X-Files proponeva ai telespettatori una visione complottista e non rassicurante e poco filogovernativa, come invece era più filogovernativa Project UFO. Il narratore, cioè lo sceneggiatore, era interno al cover-up, la fenomenologia misteriosa della narrazione era data come un evento reale. La sceneggiatura puntò molto sul gusto dell'orrido con un taglio simil horror che era targetizzato per un pubblico giovane o adolescenziale. Fu riciclato la figura di un uomo e una donna, ecco, gli stessi personaggi del che si ritrovano in una puntata di Science Fiction Theater Hours of Nightmare del 1955. Prima di X-Files era Project UFO? No, dice, prima di X-Files era 1955, Science Fiction Theater, nella puntata In Hours of Nightmare. Due giornalisti, un uomo e una donna, sono mandati in Messico per investigare su avvistamenti di flying saucer, scomparse di persone con avvistamenti reali di UFO alieni. Se non fossero giornalisti, potrebbero essere Mulder e Scully? Beh sì, perché la serie Science Fiction Theater trattava in modo pseudoscientifico molti temi inusuali, non aveva gli stessi personaggi, ogni puntata era slegata dalle altre, quindi non può essere assimilabile proprio formalmente ad X-Files. Però nel 1956 fu introdotto un docufilm romanzato sul genere del cinegiornale UFO, The True Story of the Flying Saucer, a cui è possibile collegare buona parte della storia dell'ufologia. Il progetto Sign, il progetto Grudge, il progetto Blue Book. Nel 75 Hollywood sfornò il film The Disappearance of Flight 412, il primo film dal sapore veramente ufologico, che non abbia un plot catastrofico da guerra dei mondi. Nel 77 l'Ucronia, che verrà prodotta da Spielberg, in Close Encounters of the Third Kind, è allineata con le opere precedenti, come infatti ebbe come consulenze John Joseph Allen Hynek,
l'astronomo che ebbe a lavorare al programma Blue Book per l'USAF. Il progetto dell'USAF terminò quello che era già stato fatto in ambito ufologico con le ricerche Sine e Grudge. Ora, si può dire che ci sono delle affinità tra Science Fiction Theater nella puntata di 1955 In Hours of Nightmare, in cui appunto ci sono un uomo e una donna che sono giornalisti e praticamente vengono inviati praticamente in Messico ad investigare proprio su una serie di casi di avvistamenti UFO e di scomparsa di persone. Se non fossero giornalisti potrebbero essere sicuramente Mulder e Scully, perché praticamente abbiamo appunto un uomo e una donna e un tema essenzialmente ufologico. Viene a mancare praticamente il fatto che il gusto di Science Fiction Theater, puntata diciamo quella del In Hours of Nightmare, non era presente il gusto del macabro, e poi successivamente ogni puntata di Science Fiction Theater i protagonisti mutavano, mentre in X-Files i protagonisti erano gli stessi. Però se andiamo a prendere questa puntata di Science Fiction Theater del 55 e lo andiamo a fondere con praticamente Project Blue Book, in cui abbiamo un serial TV ufologico con diciamo dei personaggi che rimangono sempre gli stessi, i due coprotagonisti, andiamo a già generare praticamente una buona parte del format di X-File. Basta aggiungere praticamente un po' di gusto del macabro e dell'horror per andare a calappiare il pubblico di adolescenti a cui piaceva questo tipo di genere, e abbiamo praticamente de fatto finalizzato il format di X-File con un serial di complottoni. Ora c'è un'altra cosa da dire, udite, Mulder e Scully compaiono la prima volta su Wonder Stories Primavera del 1945. Incredibile ma vero, sì. Una ragazza dai capelli rossi, fluenti, lisci, con occhi verdi, è la partner di un uomo bianco, asciutto, dai capelli neri, con la riga dei capelli a destra. Entrambe le figure furono disegnate sulla copertina di Thrilling Wonder Stories della primavera 1945 e sono l'interpretazione artistica dell'illustratore della rivista a corredo di un racconto di Schiffi, Devils from Darkonia. Se fate molta attenzione, il volto della ragazza disegnata è molto simile ai lineamenti di Scully di X-Files. Anche l'uomo ha lineamenti ragionevolmente simili a quelli di Mulder. Eccoli qua, Scully e Mulder. Incredibile ma vero, guardate un po'. Beh, diciamo che capelli rossi ci sono, il volto è abbastanza simile, e quindi per carnagione bianca diciamo che Scully è proprio Scully. Quest'altro abbiamo riga a destra, capelli neri, mascellone volitivo, persona asciutta. Eccoci qua, quindi praticamente i due soggetti di X-Files compaiono la prima volta in Thrilling Wonder Stories, in un racconto di Devils from Darkonia dal vago sapore praticamente horror. Entrambi i soggetti sono i protagonisti, interpretati dalle matite colorate del disegnatore, in un racconto di fantascientifico, dalla trama ibridata nell'horror quanto nel fantasy e nel mistero, un plot degno di stare in una puntata di X-Files 40 anni dopo. Ecco, se volete sapere di più, leggete Devils from Darkonia di J. Sheldon su Thrilling Wonder Stories Primavera 1945. Tutti i link li trovate in descrizione. E quindi ci possiamo dire che come è nato il concept, anzi il format di X-File, è stato preso all'inizio nel brainstorming il format di Project UFO come serial TV, poi è stato espanso perché parlare solo di UFO si può parlare di misteri, e qui andarono a pescare una retropuntata di
in sostanza di science fiction theater. Da qui ne estrassero i due personaggi e colorarono praticamente, in sostanza da una puntata pilota ne fecero praticamente un serie allargando il tema di Project UFO. E poi come personaggi cosa ci misero? Andando a sfogliare praticamente le riviste di Thrilling Wonder Stories, andarono a pescare questo racconto di Thrilling Wonder Stories con questi due fumetti disegnati sulla rivista e poi andarono in sostanza a fare un casting cercando praticamente gli attori che potessero assomigliare il più possibile in sostanza ai due personaggi in pratica del fumetto, in modo da generare misteri e qualche cosa. E questo è quello che praticamente si ricava dall'osservazione storica delle pulp mags. Quindi praticamente abbiamo ricostruito il percorso neurale che gli sceneggiatori e i registi e i contenuti praticamente degli inventori della serie X-Files ebbero a effettuare per gestire appunto questo fortunato serial TV, a cui vi aggiunsero il gusto dell'orrido e del macabro appunto per accalappiare un pubblico essenzialmente di adolescenti. Come potete vedere c'è molto poco praticamente di ideazione naturale, ma sostanzialmente c'è praticamente tantissima permutazione dalle riviste di pulp mags. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!